Non voglio mettermi certo a ripassare in corridoio. Dovrei cercare i ragazzi, magari uno di loro sarà disponibile a cedermi il suo posto. Ti sei messa a studiare? Ma anche Dobby? No, non si vede. Allora dovresti cominciare a farlo, perché pulpito! Non ho bisogno di ripassare. Tu piuttosto, pensavo di trovarti col naso nei libri a ripassare. Sto cercando un posto tranquillo per poterlo fare. Non sei nel posto giusto allora. Io la mia panchina non te la cedo. Lo avevo notato. Andiamo in palestra. Sicuramente c'è qualcuno che sta ripassando anche in palestra. Ma è... Grazie di avermi prestato i tuoi appunti. Di niente, figurati. Pensi di rimanere ancora qui? Sì, qui in palestra c'è silenzio. L'ideale per ripassare, perché? Beh, oddio, l'odore di plastica a me farebbe molto Più che fastidio, altro però. ci suda la gente. Anche io vorrei trovare un posto per ripassare in pace. Non tu ti devi mettere l'anima in pace, è un'altra cosa. Credo che siamo un po' tutti nella stessa situazione. Appena finisco ti cedo il posto. Ho visto Natalia leggere un libro. Piace anche te leggere nel tempo libero? Ma tu sei stupida. Ma non hai ancora capito che non mi piace niente di quello che piace a lui. E pensavo che credevo foste gemelli. Perché Non è che faccia ridere la tua battuta. le tue? Vabbè, non mi sono allenata molto in questi giorni. Dio, stai battendo ambra in questo momento. Almeno l'altra è Vabbè, intelligentemente perfida. Tu sei solo stupida. in ogni caso, le battute non sono proprio il tuo forte. Sì, dici così, ma ogni volta ci rimani male quando ti faccio una battuta. Perché tu Voglio non fai proprio... battute, tu fai insulti. Esatto, quindi c'è un motivo se ci rimane male. Oh, che è Leir? Oh, che fai? Disegni? Forse fa quello che fanno tutti gli altri. No, sto ripassando. Eppure stai disegnando, mi pare. Oh, ma tu farti i cazzi tuoi. Cerco di ricordarmi cosa ho disegnato in classe mentre il professore parlava. Ti capita di disegnare durante le lezioni? No, riesco a concentrarmi come si deve. Non è una scusa questa. Ok. Abbiamo finito i posti, quindi dico che dobbiamo fare i barboni. Leggi un giornale. Che proprio un barbone! Leggi un giornale. Ancora? Non è certo qui che posso mettermi a Ma ripassare. dagli un calcio e buttalo. Certo. Dio santo, Castian, anche tu sei una barzelletta vivente. Cosa? Perdonami! Non ho proprio avuto tempo di trovare un regalo per te oggi. Ma se ho ben capito, hai esami, vero? Allora, tieni, ti ho preparato uno spuntino. Ma cazzo, dammi usato gli esami, tanto sembri... Oddio, non so cosa sembra, una spostata però sembri magica, così... Non so, fa qualcosa, fata madrina di... uno spuntino. Buona giornata! Continua. Grazie, zia. Anche solo un toast con la Oh, cioccolata. ma buttalo via, oh! Stai ancora leggendo? Anche qua mi immagino lui che fa... Oddio, Ma perché... perché non ti spari su un piede? No, ora sto ripassando. Ho finito la mia pausa lettura. Rapida! Tu invece non sei rapida e indolore, sei lunga e provi grosse sofferenze. Merda. Leggo velocemente. Sei ancora lì. Oh, ma vaffanculo! Sì, come vedi. Quando finisci dimmelo, eh? Così posso tirarti un calcio in culo, spostarti e studiare io. Ok, a dopo. E Bello. intanto noi vaghiamo. Ma scusami, ma se tutto il tempo che questa camminava ripassava, è un genio. Mi sto scorreggiando. Mi sto scoraggiando. Anche noi. Non Che hai? ho trovato un buco dove poter ripassare. Cosa sei? Una talpa? Forse era meglio. Posso lasciarti il mio posto? Ho finito di rileggere ciò che volevo. Davvero? Grazie mille. Figurati. Buono studio, allora. Grazie. Finalmente in pace. Allora, cominciamo questo ripasso. Ho retto gli appunti fino all'ultima riga. Cacchio, lo sai leggere veramente. E ora vado al negozio per comprarmi qualcosa da sgranocchiare. Non so quanto dureranno gli esami e non riesco a concentrarmi a stomaco vuoto. Ne ero certa di questa cosa, che fossi un pozzo senza fondo. Ecco, ora ho qualcosa da sgranocchiare. Adesso vorrei fare altro. Ma cosa stai dicendo? Guarda caso, avevo dimenticato di prendere qualcosa da mangiare. Ma mannaggia, è sempre lì quando non deve. Avanti, dammelo. Non ti farà certo male non mangiarlo. Perché a te farà certo bene? Non se ne parla proprio, non ti do proprio niente, vai a comprartelo. Non ti stavo chiedendo un parere. Come? Tutte e tre insieme sono riuscita a rubarmi ciò che avevo comprato. Grazie, che gentile. Torna qui, non puoi cavartela così. Sto andando verso le scale. Eh no, stai
Stavolta non la passano liscia. Sì, ti prego, picchiale. Rendi questo gioco interessante. Eccole, queste maledette. Io me le immagino con un'accetta in mano. Charlotte, davvero pensi che funzionerà? Non vedranno niente? Non mi hanno vista. Sicura, i bigliettini in astuccio sono troppo visibili. Invece, qualcosa incollato su un regalo non si nota. Più sicuro per copiare. Ma dove non si nota? È la gomma. L'oggetto ideale per copiare. Sì, perché ci puoi scrivere sopra, poi puoi cancellarlo. E fartelo passare avanti e indietro. Quindi vogliono copiare. Sì, cara, ma anche tu ne avresti bisogno. Peccato che quella sciocca di Keller non abbia dato un'occhiata agli esami quando li ha trovati. Almeno sarebbe servita qualcosa. Non mi hanno vista. Meglio andarsene. Forse è l'occasione di ripagarla con la loro stessa moneta. E quindi? Di tiro una righellata nei denti. Quindi, Ambra vuole copiare gli esami. Principessa non può certo ripassare come tutti. Sto pensando a un modo per fargli vedere di tutti i colori. Okay. Ho sentito che voleva farsi dare delle copiette. Potrei rubargliele, così si ritroverà senza niente all'esame. Cercherò di trovare altro. Ho la bruttissima abitudine di rubarmi le cose. Forse posso rigirare il tutto a mio vantaggio. Per esempio, mettere del lassativo nella bottiglietta che mi ha rubato. Già il fatto che ci venga un'idea simile vuol dire che siamo malate dentro. In effetti sì. Sì, buona idea. Devo andare al bazar per comprare ciò che mi serve. Riderò bene stavolta. Perché al bazar prenderò anche il lassativo. È da sola e si lima le unghie. È il momento di agire. Mi sono avvicinata alla sua borsa senza far rumore e ho approfittato del fatto che l'avesse lasciata aperta per prendere la bottiglia. Avrei potuto prendere la barretta di cioccolato anche, ma non volevo correre rischi stavolta. Adesso devo mischiare il tutto per poi rimetterlo nella sua borsa. Spero che funzioni. Cos'è quel sorrisetto? Stai architettando qualcosa? Ah ah ah, si vede così tanto? Sì, e cosa pensi di fare? Non avrai mica a che fare con gli esami. Sì e no, ma non con i miei in ogni caso. Non è rassicurante come risposta. Chissà che hai in mente. Meglio che tu non lo sappia. Nota. Allora, la bottiglia. Tiratela in testa. Ed ecco il lassativo. Mangialo. Ecco, mi resta solo di darla ad Ambra, o meglio, rimetterlo nella sua borsa. No, tirogliela in fronte la bottiglia. Si sta ancora facendo le unghie, però ci mette tempo. Deve affilare per bene, così può squartare le persone usando le unghie. Ho rimesso la bottiglia nella borsa delicatamente, pregando che non mi veda. E non si è girata. Per una volta il mio piano sta funzionando. Sì, perché effettivamente sono tutti fallimentari. In effetti, decisamente. Mi allontano discretamente. Voglio proprio vedere che succede. Questa è fatta. Cosa volevo fare prima che venisse? Non ricordo. Mangiare. Non, tu non ti puoi dimenticare che hai fame. Ah sì, volevo chiedere a qualcuno di passare con me ciò che non mi è chiaro. No, non l'hai mai partorito. Questa idea fino ad ora. Forse uno dei ragazzi mi aiuterà. No, ti impicca uno dei ragazzi che non puoi. Sarebbe una buona idea. Lisandro, mica vorresti aiutarmi con il ripasso? L'hai detta più finemente, veramente? Sono in piena fase di scrittura. Se mi fermo, perdo il filo. Torna tra un po', ti va? Ok, torno nel tuo mondo. Giriamo a caso. Anche se non è il tuo forte, non potremmo ripassare insieme? Neanche qua lui, siccome la fissa e se ne va. Ti sei risposta da sola. I ripassi non fanno per me. Pronta per gli esami? Non proprio. Avrei voluto ripassare con qualcuno gli argomenti che non ho capito. Spero troverai qualcuno. I messaggi in bocca al lupo non sono certo il suo forte. Sei ancora occupato o puoi aiutarmi adesso? Hai finito con le tue cazzate, perché sembra che questo che io stia pensando. Sai che in generale preferisco ripassare da solo. E prima degli esami vado sempre a prendere un po' d'aria. Sei da un'ora in una serra, cioè nel giardino. Che aria vuoi prendere ancora? Vuoi una bombola d'ossigeno? Infatti, boh. Capisco. Mi avresti aiutato, però. Davvero? E perché non vieni a ripassare con me fuori dal liceo? Da quando è che puoi uscire a metà giornata così a cacchio? A quanto pare il giorno degli esami puoi. Posso? Grazie! Sei veramente masochista. Mi ha portato in un grande parco vicino al liceo con una bella fontana. Non sapevo ci fosse un posto così carino qui vicino. Siamo seduti e mi ha spiegato ciò che non avevo capito. Donna mia! Che la sua testa è stata appoggiata lì tipo un meteorite? È orribile! In effetti. Oddio, è allucinante. Perché è così strano sto disegno? Abbiamo ripassato e seduto vicino alla fontana. Mi ha spiegato ciò che non avevo capito. Ma che difficile concentrarmi. Sembrava quasi un appuntamento.
Siamo tornati al liceo, quasi in ritardo. Genia! La giornata era partita male, ma è finita così bene. È ora di andare in aula esami. Ah, comincia già a farmi male la pancia per la tensione. Non preoccuparti, hai passato la giornata a ripassare. Tutto andrà bene. Lo spero. Non è mai andata così bene agli esami. Devo solo trovare l'aula dove si fa l'esame. Oh mio Dio! Segui Lisandro, per l'amor del cielo. No. Prendete posto, per favore. Borse e zaini in fondo alla sala. E prendete solo l'indispensabile. Tipo il panino con in bocca. Esatto. Ho male alla pancia. Anche Ambra, ma non per gli stessi motivi, credo. Girati i compiti, solo quando vi sarà detto. Il professor Farais ha messo i compiti girati sui banchi. Sempre strano quel professore. Ambra è uscita di corsa all'aula tenendosi la pancia. Non pensavo avrebbe fatto quell'effetto così in fretta. Tutti hanno avuto il compito? Bene, potete cominciare. Scusa, nessuno se ne ha cagato pari, Ambra. Amen. Muore in corridoio, un lago di merda e non se ne frega niente a nessuno. In che paese il kimono è la tenuta tradizionale? In Mangaland! Mi auguro in Giappone. Chi era il dio del sole nell'antico Egitto? Ra. Qual è il nome del colonnello nel gioco Cluedo? Ah, oh, Mostarda! Mostarda. Quanto fa 3 per 6 per 2? 36. Quando il sole è nel suo punto più alto, che punto cardinale indica? Sud. Il cartello di divieto d'accesso è di forma? Vada signorina. Rotonda. In che stagione si mangia il panettone? Primavera. Come si chiama la fata del gioco La leggenda di Zelda? Navi. Come termina la canzone di Laura Pausini? Non posso più dividermi tra te e il... panino. Esatto. Tu serio? No, è male. Ah, ok. Ci speravo. L'ambra è anche... una stronza. Tempo finito. Usate le penne. Il professor Farais ha recuperato le copie di tutti. Vi auguriamo buone vacanze. Tornate in forma. Finito. Spero tanto averlo fatto bene. Ho uno strano presentimento. O forse è solo l'ansia. Non potevi sbagliarlo. Santo Dio la patria. Tutti vanno via correndo. Corri, corri. Parte te che sei scema. Tutti gli alunni sono usciti. Anch'io vado verso l'uscita. No. Vegeta su una sedia. Esatto. Aspetta. Insieme al ficus che abbiamo messo in fondo. Credo che i miei mi porteranno qualche giorno al mare. Mi farà bene. Molto. Sì, affoga. Brava, hai finito l'episodio 8. Sì, ci ho lasciato un currene. Oh mio Dio, signore e signori. Ah, ditemi. Se a voi vi è mai capitato di avere una verifica che vi chiedessero... perché quello del sole era anche una domanda come Dio comanda. Sì. Le altre, alcune erano di cultura generale, altre erano di... no comment. Esatto. Cioè, allucinanti, veramente allucinanti. Merda. E quindi, buonanotte. Dolcette passanti.